Buon pomeriggio amici sportivi appassionati di calcio giovanile, il Despar Stadium, teatro della seconda giornata del campionato Under 15 regionale. Il Camaro, dopo la vittoria nella gara d'esordio contro l'Agnew Eagles, ospita la Folgore, reduce dal pari per 1-1 contro l'Orsa Promosport. Vediamo subito l'11 scelto da mister Randazzo per questa sfida, con il numero 1 De Pasquale, 2 La Fauci, 3 Roberto Tirrito, 4 Stimolo, 5 Scambre, 6 Caruso, 7 Cucinotta, 8 Parisi, 9 Viola, 10 Giagalone, 11 Randisi. Risponde la Folgore con Cassata con il numero 1, il numero 2 Manina, 3 Vida, 4 Donato, 5 La Malfa, 6 De Luca, 7 Busacca, 8 Gitto, 9 Maio, 10 Cirino, 11 Impollino. Le due squadre pronte al fischio iniziale, tenuta bianca per il Camaro in questa sfida, c'è il classico giallo-blu invece per quanto riguarda la formazione ospite della Folgore. Il direttore dà un'occhiata al cronometro e si può partire. È iniziata Camaro Folgore, seconda giornata del campionato Under 15 regionale. Bravo Tirrito a riconquistare il pallone, poi Giacalone va a lanciare per Viola, ancora Viola in aria, viene atterrato, viene invitato a rialzarsi dal direttore di gara. Adesso Giacalone prova con il mancino, Giacalone, il pallone che tocca la traversa dopo la deviazione di Manna. Il Camaro cerca subito il gol, riesce a salvarsi la Folgore con l'intervento del proprio portiere che va a deviare la sfera sulla traversa. Randisi che viene tra le linee, poi Stimolo, zona tiro per lui, lo effettua adesso sul fondo, la conclusione del numero 4 del Camaro quando siamo al sesto minuto di gioco. De Luca sul punto di battuta per la Folgore, il suo tentativo mancino verso la porta di De Pasquale. C'è Parisi che vede il varco sulla sinistra e chiama il passaggio al compagno. Arriva adesso il servizio per il numero 8 del Camaro. Parisi di fisico, entra in area di rigore. Ancora Parisi, il controllo, un batti e ribatti. Calcio d'angolo. Si allontanano tutti, sarà presumibilmente Capitan Viola. Siamo intorno ai 18 metri. Parte Viola, supera la barriera Viola! È il vantaggio del Camaro su calcio di punizione al 19esimo, è il secondo gol in due partite per Viola, traiettoria impossibile per il portiere Manna, e adesso è 1-0 al Despar Stadium. Ancora Nicola Viola, angolo battuto corto, Stimolo all'uno contro uno, riesce a passare, serve la Fauci, il tentativo con il destro viene respinto, c'è Parisi, abbotta la Parisi e poi il pallone rimane lì, ancora una conclusione sul fondo Scembre, ancora la Fauci, non lo fermano e lui riesce a scaricare su Viola. Occhio al pallone per Randisi, tutto fatto bene, Randisi a tu per tu col portiere, va Randisi! Sfera di un niente al lato, clamorosa occasione per il 2-0 del Camaro. Ora il lancio di Giacalone, ancora per Randisi che ha l'occasione di trovare il gol. Randisi in area di rigore, ci va col mancino, Manna in due tempi. Nullo, e allora tutto il tempo per ragionare in casa Camaro, che adesso prova ad accelerare con Stimolo, vediamo se riesce a passare, trova Parisi ancora alla conclusione, Parisi! E il 2-0 del Camaro ha trovato il raddoppio al 33esimo, Leonardo Parisi, primo gol in campionato per lui. È match che si mette in discesa per la formazione di mister Corrado Randazzo qui al Despar Stadium. Si cerca e si trova Cucinotta, il lancio di Cucinotta per Giacalone, in area di rigore Giacalone, tenta la conclusione, colpisce il palo Giacalone, c'era Randisi tutto solo in area, Giacalone ha preferito concludere, ha trovato il legno. Noi invece troviamo il duplice fischio al Despar Stadium che manda le due squadre a riposo, fin qui 2-0 tra Camaro e Folgore. Cerca l'apertura in La Fauci, sul pallone interviene Viola, Viola! 3-0 del Camaro, la doppietta di bomber Nicola Viola, la firma, la seconda di questa tarda serata qui al Despar Stadium, e adesso è 3-0 per il Camaro. Va Stimolo col tentativo verso la porta, il pallone tocca il palo, rimane lì, alla fine c'è il gol, arriva il 4-0 del Camaro. Cala il poker, la formazione nero-verde, ed è tripletta per Viola, il più lesto di tutti in area di rigore ad approfittare della respinta della traversa e a trovare il poker di giornata. Tripletta per Viola.
non ne viene messo in avanti per stimolo, alla fine dalla sinistra riesce a sfondare il Camaro con Marino che prova a entrare in area di rigore, cerca la conclusione da posizione defilatissima. Parte il mancino di De Luca verso la porta del Camaro, l'intervento di De Pasquale, poi la ribattuta ancora De Pasquale. Portentoso il secondo intervento del portiere del Camaro che salva il risultato. Stimolo, break offensivo per lui, stimolo, zona tiro, lo cerca. Manda però la sfera di poco fuori. Riesce a farlo il pallone per vie centrali, ancora il tentativo di controllo, Viola fa tutto benissimo e si guadagna il calcio di rigore, letteralmente indemoniato Viola. Dopo la tripletta anche l'occasione di guadagnarsi il calcio di rigore, trovare il poker personale, parte Viola, batte il portiere, è 5-0 per il Camaro e addirittura sono 4 i gol di giornata di Viola. Cambia ancora il parziale al Despar Stadium, aumentano le distanze tra Camaro e Folgore in questa seconda giornata del campionato Under 15 regionali. Guarda che ormai sembra andare in archivio quando ancora una volta Squillaciodi riesce a uscire con il possesso, il pallone rimane lì dopo la conclusione. Ci prova adesso con Bonavita che controlla per il tentativo di Squillaciodi di servire Cuffaro Piscitello. Cuffaro Piscitello dal limite può cercare il mancino, invece preferisce mettere all'indietro per il destro preciso da parte di Squillaciodi. Un grande esordio per lui con la maglia del Camaro. Arriva il gol del 6-0 e triplice fischio al Despar Stadium. Termina il match valevole per la seconda giornata del campionato Under 15 regionale. Il Camaro supera per 6-0 la Folgore e va a punteggio pieno dopo due partite, dando continuità al successo del Merendino contro la New Eagles.